Buongiorno a tutti. Questo è uno di quei giorni che dici perché? Perché tutte arrivano in questo momento. Ero in ritardo stamattina, Elena e Emilia dovevano andare a scuola. Nicole, il primo giorno di lavoro nel lavoro nuovo. Un casino pazzesco. Ehi Jackie, mentre stavo andando a lavorare, mi scrive un messaggio: arriverò adesso alle 10:30, sono in ritardo. Ok, va bene Jackie, ok. Non è abbastanza che Jackie mi dice: ehi, arrivo alle 10:30, non si è mai presentata, quindi alla fine a mezzogiorno mi scrive un messaggio e dice: ehi Walter, posso chiamare sick time? Sono ammalata. Quindi va benissimo, non è un problema. Dopo un giorno di weekend così lungo è un casino. Clienti che chiamano, si lamentano, si laiano, che saltano dappertutto, si laiano, sono entrati nella barca di un cliente, hanno avuto un party nella barca di un cliente. Il mio capo mi chiama, mi chiede: ehi, hai fatto queste invoice? Sì, le ho fatte. Oh, sono sbagliate? No, non sono sbagliate, perché dopo 4 giorni, purtroppo questa vacanza è venuta nel weekend. Non sono venuto giù sabato o domenica o ieri a fare queste invoice. Ho chiesto al dipartimento se può cambiare i codici. Oh, non avevo capito questo. Ho già spiegato alla donna che fa queste cose nell'ufficio centrale di cambiare i codici. Sapevo già benissimo che ero fuori dai tempi, involontariamente, non volontariamente. Quindi tutto questo nelle prime 4 ore di martedì mattina, ragazzi. Però una cosa positiva c'è: è tornato il frescolino, è tornato il tempo normale. Ragazzi, che giornata. Sono solo le 2 del pomeriggio. Io ho fame, devo andare a mangiare. Ora so mangiare un boccone. Prendo, vai, torno in ufficio perché devo finire altre cose. E le assunzioni stanno molto male. Poi mi sono dimenticato che devo spostare 2 barche. 2 barche, niente, tranquillo. Sì, spostiamo 2 barche. I padroni dove sono? Vivono a New York. Devo chiamare i padroni, devo avere l'autorizzazione, devo prendere le chiavi, devo andare a avere una persona che arriva. No, però non si trovano le chiavi. Quindi dobbiamo chiamare il vessel assist, l'assistenza barche, e venire a spostare la barca prima di venerdì. Perché se non sposto le barche prima di venerdì, arriva una barca grossa, 140 piedi, e purtroppo non saprei dove metterla. Quindi tutto deve andare perfettamente, se no sono... Ah, che male! Sto guidando, non so neanche dove sto andando perché ho fame. Vabbè, mangiamo una zuppettina, ragazzi. Quindi questo è il mio martedì, ragazzi. Spero che voi abbiate un martedì migliore del mio. Se devo fare una vacanza e poi la devo pagare così tanto, come è stato Memorial Day, grazie Memorial Day, e preferisco lavorare se poi devo arrivare e soffrire in questa maniera. Noi ci vediamo dopo, vado a mangiare un boccone. pazzo oggi. Ah, e poi oggi alle 4:45 finalmente arriva il parrucchiere, mi taglio i capelli e poi ci vediamo, ciao. Ma finalmente in tutto questo casino oggi il parrucchiere arriva qua in ufficio. Mi taglio i capelli, sono contento perché questi capelli sono troppo lunghi. Poi si vede troppo il bianco, non mi piace, sembro vecchio. Non mi fa impazzire. Oggi sono pazzo, ragazzi. Oggi sono pazzo. Il telefono squilla. La nevrosi mi piglia di rispondere no, no, proprio mio. La giornata è iniziata male, molto intensa, ma sta finendo molto tranquilla. Durante la giornata ho avuto modo di fare tutto, organizzarmi, e questo comunque grazie al fantasma di Jackie, che quando non c'è a volte riesco a organizzarmi, riesco a fare tutto quello che devo fare senza interruzioni, senza niente. Quindi sta finendo molto molto bene. Io ho fatto un sacco di cose che non pensavo neanche di riuscire a fare e sono riuscito a programmare bene il resto della settimana. Hanno messo un segnale della FedEx qua sulla porta. L'hanno messo quando ero, stavo mangiando. Che poi sono andato a mangiare un boccone al volo. Proprio ho mangiato un panino con hamburger buonissimo, una carne stupenda, un sacco di patatine fritte perché volevo abbuffarmi. Sono 2 giorni che mangiavo insalata perché ho detto siamo un po' leggeri. Però ragazzi, un bel hamburger di quelli fatti bene, non si dice mai di no. Noi ci vediamo dopo quando taglio i capelli. Ora, con la magia dell'editing, taglio i capelli. Tagliate i capelli, mi sento bene, mi sento meglio, mi sento fresco, mi sento leggero, mi sento pronto. Ragazzi, giornata finita, ora andiamo a casa. Ho parlato già con Nicole, si è contenta della giornata. Devo parlare con le bambine, vediamo un po' la loro giornata di scuola, la prima giornata di scuola. Ci vediamo a casa, ciao.